è un modo per far parlare in bene dei Prati di Tivo. Si è creata una squadra veramente importante tra me e Antonio e tanti operatori di Prati di Tivo, molto molto positiva, e questo ha cambiato subito l'aspetto della montagna. Veramente, sì. Oggi ci sono tantissime presenze ai prati, infrasettimanale abbiamo un'affluenza grandissima, inaspettata. La Seggio Cabinovia sta camminando dalle 8.30 alle 18, sempre, ininterrottamente, tutti i giorni. Tutte queste idee che con Antonio stiamo mettendo, e con Valeria della Cantina dell'Orso e con tutti gli altri operatori stiamo portando avanti, fa sicuramente bene a Prati di Tivo. Abbiamo fatto una campagna bellissima pubblicitaria da Ancona a Pescara, di volantinaggio, di vele e di buoni sconti, partita 4-5 giorni fa, anche 2 giorni fa Teramo era invasa dai volantini di Prati di Tivo. Tutto viene dal privato. La politica sta gestendo i problemi di manutenzione Obelix e dovrà affidare per l'inverno, ma quest'estate c'è un'area ai Prati di Tivo magnifica. Una novità per l'Abruzzo in generale, una cena, verrà fatta questa cena utilizzando la Seggio Cabinovia dei Prati di Tivo. La cena durerà un'ora, si cenerà in movimento, potendo ammirare veramente il ristorante più panoramico che ci avremo quest'estate in Abruzzo. Questo tipo di cena è nato in collaborazione tra operatori e il gestore degli impianti. In questo caso partiremo il 3 agosto con il Ticucino, poi avremo il 10 agosto la Cantina dell'Orso, 10 e 20, il 24 agosto di nuovo Ticucino con la Cantina Trappier, quindi faremo una degustazione di champagne anche in quell'occasione, e poi infine il 31 agosto sempre la Cantina dell'Orso. Chiaramente la prenotazione è obbligatoria, ci sarà un menu fisso, si può contattare per quanto riguarda le cene che gestisco io al mio indirizzo mail antonio@pratidivo.it o telefonicamente col numero sulla locandina, e lì verranno spiegate tutte nei dettagli le farle. La cena dura un'ora. Prevede appunto la cena in movimento, poi il caffè verrà, il dolce, il caffè verrà fatto un buffet fuori il piazzale della Madonnina in quota 2000, dove ci sarà anche uno spettacolo musicale e video molto soft, e dove si potrà ammirare quello che raramente si può vedere di notte.